Benvenuti alla seconda puntata di questa nuova stagione della nostra Chiesa nella città. Parliamo questa settimana di un tema, lo avevo annunciato nella passata trasmissione, importante, che ci guiderà per tutto l'anno pastorale 2023-2024. È stata infatti pubblicata la proposta pastorale dell'Arcivescovo di Milano, Viviamo di una vita ricevuta. Più che una proposta pastorale, quasi un instrumentum laboris, uno strumento di lavoro per camminare insieme, per capire come possiamo essere sempre più diciamo, significativi, incidenti come Chiesa nelle proposte, laddove si creano tanti problemi nella società, basti pensare al disagio giovanile. E allora è qui con noi un ospite che ringrazio davvero tanto, che è molto noto, è un filosofo, è ordinario di teorie della comunicazione, antropologia religiosa, media dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Silvano Petrosino. Benvenuto. Benvenuto, grazie dell'invito. Grazie. Ecco, il professor Petrosino è con noi per parlare della proposta partendo dal suo, diciamo, punto di origine. Come ha spiegato l'Arcivescovo l'8 settembre, giorno della pubblicazione appunto della proposta, inizio dell'anno pastorale ambrosiano, tradizionalmente nella festa di Maria Nascente, dicevo, l'origine l'ha spiegato l'Arcivescovo, e allora vogliamo subito ascoltarlo in conferenza stampa, vediamo. L'origine prima è stata questa domanda: esiste la possibilità di una alternativa al declino dell'Europa? Cioè, la civiltà europea mi sembra orientata a un declino, qualche volta persino a un suicidio, come se gli europei, diciamo la cultura che si respira in Europa, avesse uno scarso desiderio di vivere, di futuro e di speranza. Ecco, professore, partiamo proprio da qui, da questo concetto dell'individualismo che, secondo l'Arcivescovo, porta a una sorta di dissoluzione, addirittura parla anche di uno spirito di morte che attraversa il nostro continente e segnatamente, diciamo, l'Occidente in senso ampio. Sì, ma il punto è importante. Bisogna però osservare, l'individualismo non è un tratto peculiare della nostra società. L'individualismo è, come dire, una deriva sempre presente nell'uomo, perché l'uomo è unico, ogni uomo è unico. E quindi cosa succede? Che l'individualismo, direi così, è la forma perversa della unicità di ognuno di noi. E in quanto tale è una costante dell'umano. Ora è vero che ci sono, e qui l'Arcivescovo secondo me coglie il punto, ci sono ambienti, luoghi, epoche all'interno delle quali l'individualismo viene in qualche modo contenuto, non è una patologia, è una condizione, e ci sono periodi, ambienti, luoghi in cui invece viene, come dire, esaltato. E l'ipotesi del cardinale, dell'arcivescovo, che a me sembra ottima, è che la nostra società capitalistico avanzata, consumistica e così via, tenda ad esaltare questa dimensione che potremmo dire strutturale, cioè tende, come dire, a non contenere un rischio che è sempre presente nell'umano, questo ripiegamento appunto su di sé, ripeto, questo corrompersi dell'unicità, che è un tratto positivo, in egoismo. Anche perché la storia europea ha inventato, fra virgolette, il concetto della persona, ma è ovvio che tra il concetto della persona, su cui tra l'altro è strutturata anche gran parte della morale credente, della morale cristiana e di altre religioni, penso alla religione ebraica, del rispetto dell'identità della persona, all'individualismo c'è uno spostamento anche concettuale. No, certo, c'è uno spostamento, soltanto che appunto, per questo è interessante, quello che lei sottolinea è interessante, ma proprio perché, io penso,
non è una pensata geniale, proprio perché la cultura e la civiltà diciamo dell'Occidente europea ha riconosciuto questo valore della persona, quindi dell'unicità, proprio questa società corre più facilmente il rischio di questa, diciamo, corruzione, perversione, di questa deriva. Ripeto, però bisogna stare attenti per non correre l'altro rischio, cioè l'altro rischio sarebbe quello invece di una sorta di, appunto, dissolvimento della persona all'interno di un gruppo, delle relazioni. È vero che ognuno di noi è costituito dalle proprie relazioni, ma non è vero che è bene che non accada che queste relazioni trasformino tutto il tema della massa. Certo. Che quindi è l'altro grande tema, per esempio nell'Occidente è continuamente ripreso, il tema dell'individualismo come corruzione e della massificazione o d'omologazione come corruzione. Ed è interessante che entrambi questi rischi sono presenti nella nostra società. Qual è, secondo lei, la ragione o le ragioni di fondo di questo scivolamento su un individualismo che però ha un aspetto dilagante che è evidente in qualsiasi ambito dell'umano, sì, dalla pubblicità, faccio un esempio, perché l'ha fatto l'arcivescovo, poi ne parleremo, dalla pubblicità ai massimi sistemi, alle stanze alte della politica. Sì, io penso, questo è quello che penso io, che sia, come dire, uno degli effetti più evidenti della società cosiddetta consumistica. La società consumistica è una società che tende appunto a concentrare, c'è anche una pubblicità che dice così, appunto dice tutto intorno a te, cioè il tema del godimento e dell'accesso al godimento come un diritto assoluto. Il godimento è un bene, ma l'accesso al godimento e il diritto al godimento come un assoluto porta a questa concentrazione, che peraltro, ripeto, ha degli aspetti anche positivi, perché è chiaro che ci sono anche elementi positivi di questo. Però io penso che la visione consumistica tenda, come dire, a ridurre appunto la persona consumatore e quindi a un soggetto concentrato su di sé e sul proprio godimento. Certamente. Naturalmente i cristiani fanno parte della società, fanno parte dell'umanità, fanno parte del presente. L'arcivescovo quindi si è chiesto in quella conferenza stampa di approfondimento, dalla quale abbiamo tratto qualche stralcio, ne vedremo ancora qualcuno, se anche come credetti siamo vittime di questo individualismo. È ovvio, essendo un trend, come lei, un andamento, diciamo, ha identificato, non possiamo esserne immuni. Secondo lei anche chi professa apertamente una fede è in qualche modo a rischio di questo individualismo molto autocentrato? Farsi anche magari una religione fai da te, patchwork, sì, uso e consumo? No, ma assolutamente. Cioè, a volte si parla di queste cose in modo un po', veramente, io trovo, mi sembra un po' superficiale, come se uno si alzasse al mattino e dicesse oggi non faccio l'individualista, oggi non sono egoista. Queste sono stupidaggini, cioè non è soltanto riducibile a un fatto di volontà. Qui abbiamo a che fare con delle strutture di fondo della nostra epoca. Il mondo non è stato sempre consumistico. Adesso sicuramente sono dei tratti fondamentali, e i cristiani, vivendo in questa società, corrono i rischi di tutte. Cosa dovrebbero, a mio avviso, fare i cristiani? La solita storia, cioè dovrebbero, seguendo il maestro, avere una visione più ampia dell'abitare umano, cioè dell'abitare umano, poi il tema dell'incarnazione, cioè di come un uomo abita. Allora, nell'abitare umano c'è certamente il godimento, c'è certamente il piacere, c'è certamente, appunto, ma non c'è solo questo. Allora, c'è dell'altro, non solo ci sono gli altri, ma anche c'è dell'altro rispetto appunto al tema del godimento, e questo bisognerebbe, e da questo punto di vista in un certo senso i cristiani dovrebbero essere favoriti in questo, proprio perché
non è una teoria filosofica. Il tema dell'abitare, il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, e questo non è una teoria filosofica. Oh, certo. E quindi in questo senso... Se si crede è un evento reale, concreto, esatto. Ed è un incontro. Un incontro con una persona reale, che è Cristo. Se si crede che sia semplicemente magari qualche cosa di storico, secondo me non si è compreso fino a che punto si può veramente definirsi, con tutti i limiti che abbiamo, cristiani. No, certo, perché io penso, qual è l'obiezione in genere a questi nostri discorsi? L'obiezione è sempre la solita, è impossibile. Cioè l'obiezione è il dire sì, questi sono bei discorsi, però poi di fatto è impossibile. Io dico che questa obiezione, che ha una sua forza, dopo il cristianesimo, cioè dopo l'evento dell'incarnazione in Cristo, perda tutta la sua forza. È difficile, è complicato, ma non si può dire è impossibile, perché in Cristo Dio ha concretamente abitato secondo uno stile, questo è interessante, certo. Secondo uno stile, vale a dire secondo un modo di mangiare, di bere, di guardare, di toccare, di farsi toccare, secondo uno stile che è quello stile. Uno può dire io non sono d'accordo, non condivido, dicendo, ma non si può più dire è impossibile. Certo. Cioè, questo mi sembra. E la proposta pastorale, infatti, che vi ricordo appunto, viviamo di una vita ricevuta, lo dice con una particolare chiarezza, perché indica, ecco, ringrazio la regia, stiamo vedendo la copertina edita da Centro Ambrosiano, l'ho trovata in tutte le maggiori librerie, poi con ebook, insomma molte possibilità. Dicevo, l'arcivescovo di questo parla quando dice, e più volte lo ripete, una parola chiave, cioè la responsabilità e la testimonianza. La responsabilità e la testimonianza. Testimonianza che si può rendere nella vita quotidiana, nella vita normale, e la responsabilità però di non sfuggire a certi temi o di trattarli appunto, come diceva lei, superficialmente. Oggi non voglio essere egoista, faccio un gesto di volontariato, va benissimo. Mi sono messo, scusate la banalità, ma il concetto è un po' questo, mi sono messo a posto la coscienza per certo. Questi giorni. Ecco, ascoltiamo ancora l'arcivescovo che proprio sull'idea di prendersi una responsabilità, di non sfuggire ai temi forti della nostra convivenza, ha detto, vediamo. Lo scopo di questa mia sollecitazione è quella a non sottrarsi a intervenire sui temi sui quali è più facile trovare complicazioni, perché la sensibilità contemporanea mette quasi una censura, ecco, sul modo, faccio l'esempio dell'aborto, no? L'aborto è un dramma, e chi ha conosciuto persone che hanno abortito percepisce quale dramma rimanga per tutta la vita, però non se ne può parlare perché sembra quasi di voler colpevolizzare le donne o di voler condannare i comportamenti degli altri. Io non voglio né colpevolizzare né condannare, dico solo che la comunità cristiana ha la responsabilità di promuovere tutte quelle forme di accoglienza della vita, di vicinanza alle persone, alle donne in difficoltà, che permette di evitare questo dramma. Ecco, è chiaro che questo è un esempio, sappiamo la gravità, ma è un esempio, però l'idea che è sottesa anche dalla proposta è non sottraiamoci ai grandi temi. No, ma fra l'altro l'arcivescovo ha detto una parola per me essenziale nel pezzo che abbiamo ascoltato, che vorrei riprendere, che è il tema dell'accoglienza. Cioè, noi possiamo completare, è vero che tutti noi abbiamo ricevuto la vita. Abbiamo ricevuto la vita e l'abbiamo ricevuta senza averla scelta, senza averla voluta. Comunque, vabbè, abbiamo ricevuto la vita. Il problema, e questo è un fatto che non dipende da noi, il problema è che noi dobbiamo imparare, secondo me, ad accogliere la vita, che è la parola che ha usato l'arcivescovo. Il tema dell'accoglienza è interessante a mio avviso la differenza fra ricevere e accogliere. Si può ricevere senza accogliere. Noi dobbiamo accogliere, e l'accogliere è legato a quel tema della responsabilità che è nostra. Cioè, e purtroppo io penso che il grosso rischio poi per la vita di ognuno di noi
è di non accogliere la vita, cioè di vivere senza accogliere la vita. Accogliere la vita, beh, qui ci si aprirebbe un discorso, è amplissimo. Molto. Però la cosa interessante, cioè la responsabilità è in relazione all'accogliere, perché nel ricevere, anzi noi siamo passivi rispetto... Certo. Certo. Dove scatta? È nel momento dell'accoglienza. Questo è un tema enorme. Enorme, che fra l'altro affronteremo prossimamente, perché è in queste pagine della proposta. Ora ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo fra pochissimo e parliamo di Milano, città individualista ma non egoista. E una differenza c'è in questi due termini. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, vi ricordo che stiamo parlando della proposta pastorale 2023-2024 dell'Arcivescovo di Milano, viviamo di una vita ricevuta, ed è con noi il professor Silvano Petrosino che ci aiuta un po' a capire i punti chiave di questa proposta, in specifico l'individualismo. E proprio a proposito di individualismo, l'Arcivescovo ha parlato anche di Milano. Milano, che ha visto la sua visita pastorale, ha girato la città veramente, come si dice, in lungo e in largo, ha incontrato moltissima gente, realtà anche molto diverse, in ospedali, in scuole, tanti gli studenti, consigli pastorali, addirittura in aziende, negozi. E allora su Milano l'Arcivescovo ha tratto questa impressione. Vediamo. Visitando Milano io sono rimasto impressionato da quanto bene si faccia in ogni parte della città, quindi questo indubbiamente è qualcosa che voglio scrivere per dare atto, ecco, di quanto bene si faccia, della qualità delle proposte che Milano offre, come qualità della docenza universitaria, qualità dell'assistenza sanitaria, qualità delle produzioni di eccellenza nostre, cioè della moda, del mobile, e qualità della solidarietà, ecco, che è molto capillare. Quindi indubbiamente l'individualismo è una forma è uno stile di vita da cui è difficile difendersi, e per alcuni è proprio anche una scelta, no? E quindi a me sembra che molte solitudini sono l'esito poi di una scelta individualistica. Perciò io vorrei scrivere questa lettera non tanto per fare un'analisi di come vanno le cose a Milano, ma piuttosto per riconoscere che a Milano c'è l'opera di Dio che fa fiorire il bene, e ci sono tentazioni che dobbiamo respingere perché rendono la vita più difficile, più triste e più isolata. Sempre in quella conferenza stampa ha aggiunto: Milano è individualista ma non è egoista. Mi spiega, ci spiega. No, anche questo è bello, ed è una distinzione secondo me feconda. L'osservazione è giusta, si fa molto bene. Quello che a volte però manca, penso, è come se questo bene lo si facesse e non diventasse mai cultura, cioè come se su questo bene non si riflettesse, cioè lo si fa, appunto si è generosi, e spesso si risolve tutto questo, dico, nella bontà d'animo, cioè qui si dice, beh sì, a Milano c'è una certa generosità, anche una città ricca, generosa, via dicendo. Ecco, però questo modo di ragionare, è un modo di non ragionare, tende, come dire, a svuotare poi di valore il bene che si fa. È come se lo si facesse sempre nella forma della beneficenza, dell'episodio relegato a quel momento, a quella situazione. Ecco, è come se non diventasse mai oggetto di riflessione. Appunto, si risolve tutto dicendo, beh, per forza sono ricchi, per quello quell'impresario lì, così fa della beneficenza. Non è così. Ecco, bisognerebbe avere la forza, ritorno alla distinzione che proponevo prima, al tema dell'accoglienza. Cioè, è strano, ma direi che il bene che si fa bisognerebbe poi accoglierlo. Cioè, farlo diventare un ingrediente reale della propria visione del mondo. Invece viene relegato ad un momento bello, positivo, e come se non avesse degli effetti, come se non si avesse fiducia
è come se non, adesso la dico così, è come se non si credesse nel bene che si fa. Questo io trovo, da un certo punto di vista, tremendo e anche un peccato, perché il bene lo si fa. Però rimane lì. Non so se mi sono spiegato su questa cosa, che è interessante. In questo senso non si è egoisti, perché molti fanno il bene, ma è come se su questo bene non si riflettesse, nel senso etimologico della parola, cioè non si ritorna su, non si riflette, non si ritorna su. Cioè non diventa una cultura diffusa. Non diventa una cultura diffusa. Viene relegata al fatto, tu sei buono, oppure è chiaro che la Chiesa fa la carità. Per esempio, ogni volta che sento questa cosa, ci penso, dice, se non la fa la Chiesa, come se fosse appunto, dice, è chiaro, la Chiesa per forza. Non è per forza. Cioè, ecco, ci sarebbe da fare una riflessione, interrogarsi, come mai quella Caritas fa quella roba lì, quel sacerdote fa quella roba lì, o quell'impresario fa quella cosa lì, come mai, perché? Lo possiamo risolvere dicendo vabbè, per forza è un prete, è buono d'animo. Questo per me è un modo di liquidare. Stiamo vedendo le immagini dell'inizio dell'anno pastorale, nel contesto nel quale è stata proposta dall'arcivescovo una riflessione basata, scusate il bisticcio delle parole, proprio sulla sua proposta pastorale, come non accadeva da qualche anno. Invece siamo ritornati alla tradizione. 8 settembre, inizio dell'anno, qui vedete anche la missione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, nello specifico sono 11 e sono i ragazzi che entrano in terza teologia. Ecco, per ritornare a quel concetto che lei giustamente diceva anche dell'accoglienza, della vita in ogni sua parte, naturalmente che non è solo la vita nascente, ma può essere anche la vita anziana, non a caso nella proposta si parla anche degli anziani, per non farne, come dice Papa Francesco, degli scarti. E per tornare ancora sull'idea dell'individualismo, l'impressione è proprio che si, come lei diceva, si faccia tanto di bene, ma ognuno faccia un po' quello che vuole, no? Un po' una sua parte, e poi alla fine però questo reticolo non sembra tenere più di tanto, laddove, poniamo, nelle fasce giovanili, per esempio, cala il volontariato. Mi sembra un segno evidente, un sintomo di questo individualismo di cui stiamo parlando, di questa società spezzettata, no? Dove i ragazzi fanno mille cose, però non vedono un orizzonte complessivo e quindi non vedono il senso della vita nel suo complesso. No, ma certo, ma la questione è, adesso io dico una battuta, che se si continua a non riflettere, a fermarsi, se si continua a non riflettere, alla fine ci si riesce. Cioè, vale a dire, a furia di dire sì, vabbè, ma così, colà, a furia di non ritornare sulle cose, in termini più così, appunto, a non farle diventare cultura. Perché il far diventare cultura non è che inventa, parte da una cosa che c'è, appunto dicevamo, da un bene che c'è, e cerca di intorno a questo bene che c'è di sviluppare una riflessione. Per esempio, ripeto, è possibile volersi bene, dico una stupidaggine, è possibile volersi bene, ma si tratta di capire bene cos'è che vuol dire che una coppia sta insieme tanti anni, bla 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 bla. Allora, se non lo si fa, e per farlo ci vogliono delle condizioni però, perché non è che uno si alza al mattino, ci vogliono dei momenti, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno della libertà, cioè detto in altri termini, la cultura non è che uno si alza al mattino e fa la cultura come fa una frittata. Cioè la cultura esige del tempo, degli spazi. Se non si inizia, prima o poi le cose si dissolvono. Io penso che sia questo un grosso problema. Perché come è stato detto, non è vero che non c'è il bene. No, non c'è. Ma è come se non diventasse fecondo, non so, una roba strana. È come se non diventasse, in termini così, non diventasse mai cultura. Appunto, viene relegata a un episodio, a una situazione. Come diceva una volta uno studente, diceva, ma è chiaro che mia mamma mi vuole bene, mia mamma, questo è un modo di non accogliere, è un modo di liquidare, non so come dire. Sì, ha spiegato benissimo.
Vediamo cosa dice sempre l'arcivescovo di Milano riguardo a ciò che dovrebbe essere invece l'antidoto a questo individualismo, che può venire naturalmente dalla Chiesa, che ha qualcosa da dire su questo ed è evidente che lo ha. Vediamo. Alcune pubblicità che sono diffuse a Milano in questo periodo dicono: tutti siamo unici. Questa espressione può essere intesa come dire: ciascuno è solo, ciascuno è fatto in una maniera che non può essere in relazione con altri, ciascuno è condannato all'isolamento, tutti siamo unici, non possiamo far parte di una comunità che crede in valori comuni. Forse questa è l'intenzione di questo manifesto. In realtà questa espressione ha una radice cristiana, tutti siamo unici, ma non perché siamo isolati, ma perché siamo chiamati per nome. Ecco, nessuno esiste, nessuno viene al mondo perché si fa lui, perché si costruisce lui. Ecco, questo è quello che diceva lei anche un po' all'inizio, cioè la vita ci è data e a questo punto abbiamo una responsabilità nel renderla feconda, nel giocarci talenti, ma anche una responsabilità nei confronti degli altri. No, no, certamente, certamente. Che è appunto il tema dell'accoglienza. Cioè, io ripeto, non basta dire, riconoscere che abbiamo ricevuto. Per esempio, mi permetto questo esempio, prendiamo il tema del dono, un tema enorme, il tema del dono. Uno riceve il dono, ma uno può ricevere il dono e dire vabbè, basta. Cioè si può ricevere senza accogliere, cioè vale a dire senza riflettere sul fatto: guarda, quello lì mi ha fatto un dono gratuito, ma allora c'è qualcosa di interessante. Cioè è questo il punto, posso ricevere dicendo vabbè, per forza mi sposo, per forza mi fanno il regalo, appunto come quella, la mamma, no? È mia mamma, per forza mi prepara da mangiare, mia mamma, questo per forza, questo è ovvio. Allora, ripeto, certo che come diceva lei, ma il cristianesimo ha tantissimo da dire su questa cosa, può dare un contributo essenziale e riguarda poi terra a terra, senza fare grandi riflessioni in questa sede, riguarda il tema esattamente dell'incarnazione, cioè vale a dire di una determinazione nella concretezza delle cose, nella concretezza delle cose. Io dico sempre che a volte che non esiste l'amore con la A maiuscola, l'amore sempre con la A minuscola, perché ha a che fare con le piccole cose. Questo tema del punto dell'accoglienza, per esempio, delle relazioni. Bisognerebbe iniziare a riflettere sul fatto che ci sono gli amici, che c'è quel professore lì che mi ha voluto bene, che c'è tutto questo elemento. Ecco, questo ha ragione l'arcivescovo, su questo si tende, come dire, a dissolvere tutto questo, a risolvere tutto appunto nel caso, per esempio, un caso che aver incontrato quel professore bravo, quella professoressa brava, aver incontrato quella donna, quell'uomo bravo che mi ha voluto bene, è un caso. E questo è il modo per non accogliere, non so se è chiaro, è il modo più frequente per non accogliere, risolvere nel caso e nella bontà d'animo dell'altro. Ma appunto, così non si fa un passo, cioè sì. Soprattutto non si crea comunità. Non crei niente, il concetto di fecondità non diventa mai fecondo. E qui anche in ambiente cattolico, qui ci sono dei punti purtroppo non bellissimi, perché questo ripiegamento egoistico lo ritroviamo spesso in alcune anche parrocchie, chiese, che uno fa un'iniziativa e non lo dice all'altro. Sì, non entriamo in questo, per carità, perché ci teniamo esatto. A continuare a fare questo lavoro, lei ne fa un altro, giustamente. Ma ecco, un'ultima domanda: secondo lei quello che ha sintetizzato Delpini poi nella frase "la vita è vocazione", vocazione non vuol dire che tutti vanno a fare i sacerdoti o le consacrate, vuol dire che ognuno ha una vocazione a
a svolgere un mestiere, a sposarsi, a fare una vita invece nel ministero sacerdotale, ma è avere una prospettiva unitaria, perché sennò ogni giorno, insomma, ogni giorno sembra che ci siano drammi terribili, gioie insondabili e poi il giorno dopo tutt'altra cosa, sempre drammi incredibili, gioie enormi, cioè avere anche una certa correttezza di cammino può aiutare anche i giovani a uscire da un evidente disagio. No, certamente, ma il concetto di vocazione è il concetto fondamentale, eh? È il concetto fondamentale. Ed è il concetto fondamentale perché riguarda, io la dico così, cioè ad una chiamata bisogna rispondere, bisognerebbe rispondere, ma rispondere ancora qui non è semplicemente reagire. Questo è il punto. Per esempio una vocazione chiarissima è quella del proprio talento. Come sanno moltissimi, avere un talento è un dono, ma avere un talento è un terzo della questione, perché poi bisogna riconoscerlo, c'è bisogno di disciplina, c'è bisogno di studio, c'è bisogno di serietà e motivazione, bisogna crederci, per esempio interessantissimo, bisogna credere nel talento che uno si trova, per esempio per i giovani, bisogna crederci, ecco, bisogna rispondere, ma appunto ancora una volta, così come accogliere non è semplicemente ricevere, rispondere non è semplicemente reagire. Certo. Bene, io ringrazio davvero il professor Petrosino, che avete compreso è un filosofo di alto livello, ordinario di teoria della comunicazione, antropologia religiosa e media presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi. E noi ci lasciamo adesso per qualche momento, torniamo con l'attualità, una camminata e una veglia di preghiera importante per la pace in Ucraina, ma si è pregato per la pace nel mondo. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito virtualmente per andare nel quartiere Gallaratese, appunto per questo cammino di pace e per la veglia di preghiera, tutto organizzato e promosso dalla diocesi, si intende, e dal coordinamento delle associazioni, movimenti e gruppi sempre della Chiesa Ambrosiana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Essere insignificanti e irrilevanti quando si chiede la pace? Sì, il sospetto c'è, ma comunque occorre continuare perché crediamo che Dio ci ascolti. Nella grande chiesa di Santa Maria Regina Pacis, nel cuore del popoloso quartiere Gallaratese, è questo che l'arcivescovo suggerisce concludendo la veglia di preghiera per la pace in Ucraina e negli altri paesi del mondo dal titolo Dona Nobis Pacem. Davanti a lui 2000 persone, o forse di più, giunte in chiesa camminando per circa un'ora in due gruppi separati, l'uno partito dalle vicinanze del consolato ucraino e l'altro nella zona di quello russo. Sostenute dalla diocesi e promosse dal coordinamento, associazioni, movimenti e gruppi, la camminata e la veglia hanno visto la numerosissima partecipazione anche dei ministri e dei fedeli delle confessioni aderenti al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. In prima fila la Chiesa Cattolica Ucraina di rito bizantino con padre Igor Krupa e il Patriarcato di Mosca con l'archimandrita padre Ambrosi Makar, che hanno entrambi preso la parola per portare la loro testimonianza durante la veglia. Questo nostro pregare per la pace vuol dire condannare la guerra, vuol dire dire no alla guerra, vuol dire fermatevi finalmente. Noi crediamo che attraverso questa preghiera che facciamo insieme Dio ci darà la pace e questa è la verità. E noi dobbiamo di più pregare e ringraziare Dio che possiamo vedere questo miracolo. Il miracolo verrà perché i nostri cuori sono aperti. Poi, appunto, le parole dell'arcivescovo. Noi chiediamo la pace. Noi protestiamo contro la guerra. Noi raccogliamo firme, facciamo manifestazioni, parliamo, scriviamo, ma chi ci ascolta? Dove vanno a finire i nostri messaggi?
non ci ascolta l'aggressore, avrà i suoi interessi, avrà la sua ottusità, non ci ascolta chi aggredisce il paese vicino, non ci ascolta. Non ci ascolta l'aggredito perché deve difendere la sua terra, la sua gente. Non ci ascolta. Non ci ascoltano i capi di Stato, i rappresentanti del popolo, perché non riescono a trovare una via in cui la ragionevolezza, la diplomazia, la possibilità di parlarsi superi questa situazione insostenibile. Non ci ascoltano. Non ci ascoltano quelli che nella guerra hanno i loro interessi e vendono armi e fanno affari. Non ci ascoltano. Eppure siamo qui perché vogliamo professare la nostra fede. Noi siamo stati qui stasera a pregare perché crediamo nell'opera di Dio, perché vogliamo dire: se il Signore ci chiama, siamo qui, siamo disponibili. La preghiera non è una specie di delega a Dio perché faccia quello che noi non possiamo o non riusciamo a fare. La preghiera è un modo di consegnarsi allo Spirito Santo perché anche attraverso di noi Dio compia le sue opere. E alla fine la convinzione profonda da parte di tutti i partecipanti di aver vissuto una serata di grande significato e di aver posto un tassello in più nella costruzione della pace. Credo che siano state illuminanti le parole dell'Arcivescovo, perché ha dato coraggio. A volte ci si sente soli o piccoli nell'invocare la pace, ma noi sappiamo che certamente Dio ci ascolta, e dirlo nelle strade della città, in questa città, ha un valore aggiunto. E averlo fatto come coordinamento associazione movimenti con anche le altre chiese cristiane presenti a Milano ulteriormente dà forza a questo messaggio. Noi abbiamo bisogno della pace, abbiamo bisogno qui, ne hanno bisogno gli ucraini, ne hanno bisogno i russi, ne hanno bisogno tanti popoli nel mondo. Credo che la risposta sia stata superiore alle aspettative. Evidentemente la gente sente la necessità della pace come un'urgenza, che non è solo un modo di dire, ma deve cominciare da un guardarci in faccia tra di noi all'interno della città di Milano, all'interno della nostra piccola realtà, perché la pace comincia nelle mura di casa nostra. E vi assicuro che c'erano veramente moltissime persone, molto di più di quello che ci si attendeva. Ed è bello anche, voglio ricordarlo, che l'Arcivescovo abbia citato i padri dell'Europa, uomini di pace, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Ed è anche significativo che oggi De Gasperi sia servo di Dio e che Schuman sia venerabile, e le cause di beatificazione stanno procedendo. Quindi uomini di pace, uomini di fede che hanno saputo costruire un'Europa di pace. Dovremmo essere degni di questa eredità. Bene, per noi una notizia, ultima ma non ultima. Come sapete, dal 19 al 25 settembre si svolge a Milano l'attesissima Fashion Week, quindi moda, tanta moda, e allora c'è anche un modo diverso però di parlare di questo argomento. Infatti il 16 settembre presso la Sala Lessi di Palazzo Marino, Piazza della Scala, la sede del Comune, un bel convegno, moda sostenibile e inclusiva, un'impresa possibile. Tantissimi gli interventi per questa iniziativa del Comune di Milano, con il sostegno della Fondazione Dare Frutto e di Prism, che collabora. Moltissimi gli interventi, non possiamo naturalmente elencarli in questo contesto. Vi ricordo solo che a moderare il tutto sarà Roberto Sculati, che è la vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano. Bene, adesso è davvero tutto per il nostro programma. Settimana prossima torniamo con dei temi diversi, alcuni legati sempre alla proposta e per approfondire quest'inizio del nostro cammino diocesano. E allora, come dico sempre, rimanete con noi anche settimana prossima, giovedì 18:30, solita ora. E poi la Chiesa nella città oggi, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, per approfondire giorno per giorno, quotidianamente, ciò che accade nella nostra Chiesa. Bene, arrivederci. Ciao.